un'aggressione verso una ragazza, diventa un'aggressione sessuale, diventa un modo per fare una violenza sul corpo in questa maniera qui. Tu quanti anni hai? Io ho 17 anni, sono al Margherita di Savoia, studio scienze umane lì. Ieri notte che cosa è successo? Ieri sera, stavo tornando a casa quando mi fermano queste quattro persone. Una persona mi chiede una strada comunque, mentre sto spiegando la strada appunto a questo, un altro dal lato mi prende e mi butta contro un muro mettendomi una lama sul collo e dicendomi che se avessi urlato o comunque fatto qualcosa sarebbe finita male. Al che ha iniziato comunque a toccarmi, spintonarmi, mettermi le mani addosso e io ho iniziato a urlare. Stava passando di lì questo signore che le ha fatti scappare, cioè arrivando correndo e urlando, le ha fatti scappare. Quello che mi ha preso e mi ha buttato contro il muro è una persona che io già avevo visto qualche sera prima, camminare sempre per la stessa strada con la maglietta di Casa Pound addosso e nel suo gruppo diciamo c'era anche chi aveva la maglietta di Blocco Studentesco, quindi comunque cose che comunque inneggiano al fascismo. Io vedendo quella maglietta di Casa Pound mi sono fissata per capire chi fosse questa persona e quindi di faccia lo riconoscerei anche. Avevo addosso una felpa con la spilletta dell'ex OPG Soppaz, quindi io sono stata aggredita per portare una spilletta addosso e a loro non piaceva. Quando ti hanno puntato il coltello al collo, cosa ti hanno detto? Mi hanno detto solo di non urlare perché altrimenti sarebbe successo qualcosa di brutto, cioè, e io in quel momento diciamo ho capito perché. All'inizio pensavo fosse qualcuno che volesse una rapina, che volesse qualcosa da me. Poi dopo, vedendolo di faccia, sentendomi dire questa frase, ho capito il perché di questa cosa. Hai fatto denuncia di quello che è successo? Stamattina sono andata a fare il referto e a breve farò la denuncia dai carabinieri qui. Tutte le persone devono denunciare queste cose, devono sapere che comunque non sono sole e noi vogliamo combattere contro queste cose. Queste persone sono completamente criminali. Il problema sono comunque i covi fascisti che ci sono, tipo la sede Berta, e che continuano ad essere aperti quando lì viene fatta solo criminalità. Secondo te erano sicuramente fascisti? Sì. Sì, sicuramente, perché appunto li ho visti qualche sera prima così, cioè personalmente io non me la metterei mai una camicia, una maglietta di Casa Pound addosso, poi non lo so. C'è un po' il rischio che tutte queste aggressioni vengano sempre individuate come una guerra fra bande? Purtroppo sì, purtroppo ci sta il rischio ed è una cosa molto grave, perché comunque, cioè, come dire, una persona che viene vicino a te e ti mette un coltellino alla gola solo perché appartiene a un certo collettivo o fai una determinata cosa, è grave comunque. Purtroppo può succedere a chiunque, perciò quello che dicevo io era che comunque bisogna denunciare queste cose e chiudere i covi fascisti.